Quello che mi sembra la linea di fondo, sia quando parli della sessualità, sia dell'educazione, è degli ideali che forse sbagliando mi definirei umanisti, ovvero per il bene, per migliorare, per stare meglio, per godersi il piacere e quant'altro. Però perché assumere questa posizione? Visto che la nostra vita è infame, schiacciata e non abbiamo contatto neanche con il nostro corpo, che è l'unica cosa che ci appartiene, perché pensare al bene? Perché voler aiutare quelli che verranno e pensare che ci possiamo salvare in qualche modo? Perché aiutare l'umanità che ci ha fatto tanto male? Punto. È proprio perché, non perché la vita sia infame, perché la vita ci espone costantemente al confronto con il dolore, il male, la malattia, la perdita, il fallimento. Cioè, non credo che noi dobbiamo, come dire, insegnare il fallimento, la perdita, il male, la malattia come dire, delle esperienze che debbono essere centrali nella nostra educazione, ma come in qualche modo compensare questo elemento. Il bisogno che tutti noi abbiamo è quello di curare tutto questo, noi abbiamo bisogno di un farmaco, perché la nostra vita, che comunque è esposta a tutto questo, sia il più possibile vivibile. È l'insostenibile della vita che ci chiama a renderla più sostenibile, ed è la morte che ci chiama a vivere. Quindi avere la consapevolezza della morte, avere la consapevolezza della malattia, avere la consapevolezza della perdita è certamente importante, e lo sperimentiamo continuamente facendo delle cose, vivendo delle cose. Poi fare, tra l'altro, un'espressione che mi piace fino a un certo punto, a me piace molto di più l'espressione appunto vivere, sperimentare, esplorare, intensificare il grado di coinvolgimento in quello che facciamo. E già in questo noi sperimentiamo sempre comunque una dose di male, un attrito. Lo chiamava il regista Robinski, no? L'attrito del venire al mondo, lo sperimentiamo continuamente, anche semplicemente nella relazione con gli altri, no? Che è sempre una relazione in cui l'altro in qualche modo ci limita e noi dobbiamo fare i conti con la sua alterità. E questo è la parte dell'essere vivi, ma questo secondo me non ci esime costantemente, per me questa è una legge fondamentale, ad affermare il più possibile la nostra vita, contro, se volete, insieme a tutto ciò che la compone. E chiaramente la vita è fatta di momenti straordinariamente belli e di momenti straordinariamente brutti, che non necessariamente però compromettono il significato del vivere, no? Cioè, a volte nel dolore si impara tantissimo e a volte nel fallimento si impara tantissimo, a volte no. Soprattutto quando, secondo me, il dolore e la fatica vengono prescritti come una sorta di codice di vita. È contro questo che io faccio valere una legge, se vuoi, un po' edonistica, no? Ma l'edonismo, nella sua lettura migliore, è sempre stato estremamente consapevole, no? Della finitezza, della morte. L'edonismo nasce allo stesso modo in cui, come dire, il diurno e il notturno si compensano l'uno con l'altro, ben sapendo che esiste l'altro versante. È proprio sapendo questo che io allora cerco di curarmi. Se io devo essere educato al male perché il male domina nel mondo, mi sta bene, cioè, voglio dire, io voglio che sia possibile scavare dentro il male delle oasi di bene, no? Adesso bene e male sono due espressioni estremamente così corrive, ma credo che sia legittimo questo, cioè io voglio poter sperimentare delle TAZ, no? Diceva Kimbell, insomma, il più possibile, perché credo che in questo risieda la bellezza del vivere, ed è così. È veramente così. È chiaro che non potrebbero esistere le TAZ o qualsiasi momento di bellezza senza la morte, senza la malattia, cioè queste cose dialetticamente stanno insieme ed è necessario che sia così. L'esperienza è fatta dell'uno e dell'altro, è fatta di luce, di ombra, sempre, costantemente, anche la sessualità è così, ma io voglio viverla fino in fondo, no? Bataille che dice vivere la sessualità fin dentro la morte, secondo me c'è una cosa sacrosanta, perché in realtà fare sesso profondamente è andare dentro la morte, ma non più come la morte con la M maiuscola, cioè quella che arresta tutto, ma la morte come un attraversamento che mi rende più vivo. E lasciare il controllo è questa cosa qua, per esempio, no? Quando uno finalmente riesce ad abbandonare il controllo, in qualche modo sperimenta la morte. Ed è un momento straordinario. Fintanto che non fai quello, non vivi veramente. Sono cose un po' banali dette così, ma la verità è che secondo me è proprio così.
Quindi, ad esempio, la questione del controllo è una questione molto seria dal punto di vista educativo, dell'autocontrollo, del controllo sull'altro, del controllo sulla situazione, del dominio delle situazioni. E questa sì che viene da un'impostazione più che umanistica, viene da un'impostazione, diciamo, io la chiamo del pensiero strumentale, no? Quindi comunque dello sfruttamento del mondo, del dominio del mondo, eccetera, eccetera. Cambiare questo tipo di visione è molto difficile, ma secondo me è una bella scommessa. A me piace lavorare su questo. Io non mi sento un grande umanista da questo punto di vista, anche se io la chiamo più cultura simbolica, infatti. Credo che la cultura simbolica, cioè la cultura dove si esprime la dimensione poetica della nostra visione delle cose, sia veramente fondamentale. Rispetto per esempio alla visione scientifica, che oggi ha un potere enorme sulle nostre vite. Tecnica, dice Galimberti. Che non è tanto solo la tecnica, perché la tecnica c'è sempre, no? È impossibile prescindere dalla tecnica, ma è proprio un certo modo di guardare agli altri, guardare alle cose, guardare al mondo, no? Guardarle sempre come un po' come uno strumento. Questo ci priva della possibilità di vivere un'esperienza condivisa. Cioè, se noi riuscissimo a seminare questa cosa, farebbe tanto, no? Perché la sensazione è che c'è sempre un mezzo per qualcos'altro. Rendere la cultura un fine sarebbe una grande cosa, compresa la cultura sessuale. Ci sono situazioni in cui il dispendio va bene e altre in cui però si può accumulare, se no. Non lo so, io penso che in un'epoca in cui tutto deve essere produttivo, il gesto rivoluzionario è un dispendio, è non fare. Dove non fare vuol dire semplicemente vivere quello che sta accadendo, avere tempo. È una cosa che mi sembrava molto interessante, che emergeva e la ritrovo nella mia vita, però non riesco a darci più di tanto delle parole, la dimensione dell'energia. Ci aiuta tantissimo questa cosa, l'energia che ci muove dentro, l'energia che sperperiamo. La stessa eiaculazione come sì, appunto lo sperperamento, oppure lo spostare le nostre energie sul lavoro e quant'altro. Hai qualcosa da dire al riguardo? Questo è sempre implicito in quello che ho detto prima, cioè anche la categoria dell'energia è una categoria molto produttiva, quindi personalmente non sono un grande fautore dell'energizzazione. Io penso appunto sempre nell'ottica un po' del dispendio, vorrei che fossimo più guidati che dal tema dell'energia, che oggi è un tema cruciale, ma in ordine a una civiltà che è messa al lavoro costantemente e che fa funzionare il capitalismo in questo modo, proprio dal dispendio dell'energia o dalla mancanza anche di energia. Cioè la mancanza di energia non deve essere vissuta come un dramma, per esempio, perché ce la fanno vivere così, no? Quando nella energia devi pomparti in qualche modo, con dei farmaci, con delle droghe, con dell'esercizio, con della fitness, no, invece penso che si debba godere del riposo, per esempio, per poi fare le cose che ti va a ricordare veramente di fare. Nell'economia fadiana, del dispendio, dell'eccesso erotico, per esempio, lui prevedeva molto questo aspetto qua della ricarica, no? Dopo aver ceduto bisogna fermarsi, riposarsi, approvvigionarsi, quindi mangiare. Lo stesso Fourier ha costruito la sua società armonica sui due pilastri dell'erotismo e della gastrosofia. La sua società, secondo lui, doveva funzionare continuamente con feste all'insegna della gastronomia e all'insegna dell'erotismo. Io ci chiedo abbastanza, una società che abbia questi due pilastri, poi io ci metterei quello del sonno, però. Perché io dormire trovo che sia uno dei grandi piaceri della vita. Che domanda potremmo farci ulteriore per orientarci, insomma, in una ricerca di vita? Cosa vuol dire essere umani? O come la sessualità si inserisce poi nell'essere un essere umano? Quindi essere anche corpo, essere anche, come abbiamo detto, non solo mente. Ma neanche corpo e mente, ma corpo-mente. Sì. Almeno per quanto mi riguarda, la domanda è sempre come affinare ancora di più la mia sensibilità, quella degli altri che incontro, perché diciamo così si possa vivere con più dispendio e con più piacere quello che ci resta da vivere. Diciamo la gestione edonica
la nostra verità. Per me questo rimane uno dei grandi temi esistenziali ed educativi. Quel che Marx diceva, cito Marx, tutti vogliamo godere, ma il problema è che bisogna essere capaci di godere. Esatto. E quindi questo affinamento di cui tu parli è una forma di educazione. Esatto. Poi infatti Marx parla, dice, la storia è educazione dei nostri sensi, tutta la storia. E quindi sviluppare la capacità di godere è proprio questo, scoperta di che cosa siamo capaci, no? Delle nostre possibilità come esseri.